Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon mercoledì. Allora, se i giornali erano stati chiusi attorno alle 18:30, alle 19, avreste avuto tutt'altre prime pagine rispetto a quelle che invece troverete stamattina in edicola, perché nella serata di ieri, attorno all'ora della cena italiana, 19, 20, eccetera, è arrivata la notizia di missili di fabbricazione russa che avrebbero colpito oltre il confine ucraino, quindi in Polonia, colpita una fattoria, uccise due persone. E comprendete bene che, essendo stato colpito un segmento di territorio NATO, siamo in presenza di un potenziale gravissimo salto di qualità. Il che impone un sovrappiù di cautela, quello che non hanno avuto, diciamolo francamente, quei leader da Calenda e Enrico Letta che si sono messi a twittare prima ancora di poter capire quello che era accaduto. Cautela impone di fare tutte le ipotesi che si sia trattato di un deliberato e provocatorio attacco voluto dal Cremlino. Che si sia trattato di una provocazione, sì, ma di qualche, diciamo, hardliner russo che vuol far vedere a Putin di essere ancora più duro di lui, che si sia trattato di un errore, il che naturalmente non rassicura sulla gestione che i missili fa che i russi fanno dei loro missili, ma un errore è una cosa diversa da una scelta deliberata. O altra ipotesi, che pure non può teoricamente essere esclusa, che essendoci stata ieri e ci verremo una feroce azione di bombardamento russo sull'Ucraina, si sia attivata la contraerei di Kiev e, diciamo, schegge di un missile russo colpito possano, per così dire, per effetto dell'azione della contraerea, essere finiti altrove. Sono quattro ipotesi, nessuna delle quali è rassicurante, ma tutte diverse e tutte da valutare. Tutto questo avviene mentre era in corso il vertice a Bali, a onor del vero, considerando il fuso orario, mentre i leader dormivano, sono stati svegliati nel cuore della notte, si è tenuta verso le 2, le 3 di notte, ora italiana, una riunione del G7 e dei leader della NATO all'interno del G20. Biden, in conclusione, è stato piuttosto cauto, forse la notizia più significativa è quella che è giunta un paio d'ore fa, cioè la NATO ha fatto sapere di avere tracciato il percorso del missile incriminato. Quindi, realisticamente, nelle prossime ore ne capiremo di più. A questo punto le ipotesi sono due: sembra meno forte l'ipotesi più grave, e cioè che la Polonia chieda e ottenga immediatamente l'attivazione dell'articolo 5 della NATO. Trattato NATO è quell'articolo per cui se un membro viene attaccato, tutti gli altri si considerano parimenti attaccati, quindi di fatto guerra diretta NATO-Russia. Sembra più probabile l'attivazione di un grado minore, diciamo così, di allerta, quella prevista dall'articolo 4, e cioè la previsione per la quale un paese che si consideri attaccato può ottenere la consultazione con gli alleati della NATO. Noi suggeriremmo cautela in queste ore. Ciò su cui invece non può esserci cautela, ma deve esserci nettezza, è la condanna dell'arresto del bombardamento russo ieri su Kiev e su altre città ucraine, un centinaio di missili volutamente diretti a imporre un prezzo altissimo alla popolazione civile, a lasciare milioni di ucraini senza luce, senza acqua, eccetera. Tutto questo, peraltro, al termine di una giornata nella quale qualche segno di distensione c'era stato. Lo stesso Zelensky aveva cominciato a parlare della vicenda vittoriosa di Kherson come dell'inizio della fine della guerra e aveva diffuso 10 punti, 10 condizioni, certamente molto dure, ma questo è comprensibile da parte di un paese aggredito. Insomma, si era entrati su un sentiero stretto, ma pur esistente, diciamo di uscita dal conflitto. Gli eventi di ieri sera cambiano lo scenario. Va bene, e tutto questo naturalmente mette in ombra il resto. Sempre a Bali, in Indonesia, Giorgia Meloni ha visto ieri Joe Biden, oggi vedrà Xi Jinping e probabilmente anche il primo ministro indiano.
Ci sono anche polemiche, francamente, abbastanza surreali sul fatto che la Meloni abbia portato con sé sua figlia, la bimba, e oggi la Meloni riceve anche una specie di predica, francamente, incomprensibile su Repubblica. Ci verremo. Tutto il resto, ha ripreso la parola il presidente Mattarella, che è oggetto di un attacco molto pesante, ma a mio avviso motivatissimo, oggi da parte di Maurizio Belpietro, in prima sulla Verità. Ha detto Mattarella ieri, intervenendo in una sede universitaria, non compete al Presidente della Repubblica la politica estera, e qualcuno può prenderla come un'escusatio rispetto all'intervento a gamba tesa, all'intervento telefonico del giorno prima. Qualcuno più malizioso potrebbe dire: ah sì, non compete al Presidente della Repubblica nei giorni pari, però nei giorni dispari sì. Insomma, vedremo cosa il direttore della Verità scrive a questo proposito. L'altra fiammata della giornata domestica si deve a una dichiarazione, probabilmente non felice, del sottosegretario alla salute Gemmato, che, forse non avvezzo alle conversazioni televisive, incalzato da Aldo Cazzullo, si è lasciato sfuggire la frase: ma poi non è detto che senza vaccini sarebbe andata peggio o meglio, non c'è controprova. Apriti cielo, grave errore di Gemmato, che anziché discutere vaccini sì, vaccini no, avrebbe dovuto discutere sul vero tema, obbligatorietà sì o no. Il tema non è fare la discussione sul vaccino, il tema è fare la discussione sul regime di obbligatorietà scelto praticamente solo in Italia rispetto agli altri paesi occidentali. Però c'è cascato, e contro di lui una specie di fatua religiosa, è mancata solo la richiesta di pene corporali, ma non escludiamo che nelle prossime ore si aggiunga anche quella. Va bene, incamminiamoci. Le aperture, la Verità, la rappresaglia di Mattarella dopo la telefonata non concordata con Macron. Il presidente ammette che la politica estera non rientra tra le sue prerogative, ma poi insiste a dettare la linea su sanità, immigrazione ed economia. Si sta vendicando perché Fratelli d'Italia non ha votato la sua rielezione? Così l'apertura della Verità di spalla: la Polonia colpita da due missili russi, rischio escalation, allerta NATO, Mosca nega. Taglio medio, ufficiale, il vaccino e la nuova religione, la vicenda del sottosegretario Gemmato. Libero ci porta su tutt'altro versante. Allora, ieri vi avevamo detto della prima udienza del procedimento contro Saviano, e che diceva: io ho criticato la Meloni. No, non hai criticato la Meloni, l'hai detto bastarda. Peraltro ieri c'è stata una sceneggiata, ci verremo nelle segnalazioni finali, con tutto un carro di Tespi a sostegno di Saviano. Sono andati in udienza Sandro Veronesi, Michela Murgia, Chiara Valerio, l'attrice Casia Smunia, che insomma, tutta una compagnia. Ci gioca sopra, rovesciando su Saviano la parola da lui usata: libero Saviano bastardo. L'autore a processo rivendica il diritto di insultare, e noi lo imitiamo. Così l'apertura di Libero. Torniamo alle questioni gravi. Corriere della Sera: missili e morti, allarme in Polonia, due vittime al confine con l'Ucraina. Mosca dice: noi non c'entriamo. Gli USA: difenderemo ogni centimetro della NATO. Il Fatto Quotidiano sul fatto che l'Italia sia indietro nella quarta dose. Quarta dose, coi migliori l'Italia è la peggiore. Il Giornale: missili sulla Polonia a un passo dal baratro. Il Messaggero, sotto la testata: due missili sulla Polonia, NATO in allerta. Titolo principale: Meloni Biden asse sui migranti. Sull'immigrazione anche il Tempo, che se la prende sul fatto che la Francia ultra rapidamente ha negato diritto di asilo a una quarantina dei 200 e passa che aveva preso con la Ocean Viking. Francesi disumani: Macron ci aveva accusato di sbagliare vietando lo sbarco ai profughi, ma ieri Parigi ha cacciato 44 disperati arrivati a Tolone. La Stampa: schegge di guerra sulla Polonia. E infine Repubblica: missili sulla Polonia, shock in Europa. Oggi summit di emergenza NATO, e Varsavia mette in allerta l'esercito. Vi ricordo che oggi è mercoledì e c'è anche l'uscita di Panorama.
I nuovi pirati ONG, quindi focus sulla questione immigrazione e sul ruolo giocato dalle organizzazioni non governative. O peraltro, oggi trovate anche un'intervista a Marine Le Pen molto dura nei confronti di Macron, a testimonianza del fatto che le vicende dell'immigrazione dovete leggerle non solo in sé, non solo nei rapporti tra paesi, ma anche come fattore roente di politica interna per ciascun paese. Va bene, le segnalazioni iniziali dalla verità. Ampia sezione Covid, Patrizia Floder-Reiter fa una specie di analisi del décalage tra le attese che c'erano rispetto al nuovo governo di centrodestra e le più limitate decisioni del ministro Schillaci, mentre Francesco Borgonovo si occupa della vicenda del sottosegretario Gemmato. Alessandro Rico firma un'interessante intervista a un esperto, a un consulente che lavorò alla Casa Bianca, Scott Atlas, che poi è andato in contrasto con Anthony Fauci e spiega come i lockdown particolarmente prolungati ed estesi siano stati inutili. Poi la sezione immigrazione, Matteo Ghisalberti sulle nuove norme che Macron sta varando per limitare lo ius soli e per rendere più rapide le procedure di espulsione. Chi vi parla sulla spiegazione, in fondo è il tema di politica interna che evocavo prima rispetto alla Le Pen verso Macron, e la stessa chiave viene usata in questo pezzo della verità per interpretare le parole di Manfred Weber, esponente tedesco del PPE. Non è che con lui parli la Germania, con lui parla una forza di opposizione che è contraria al centrosinistra tedesco. E poi però la cosa più importante è oggi l'editoriale del direttore Belpietro. È assai critico, ripeto, a mio avviso assai giustamente, nei confronti di Mattarella, che ieri ha fatto questa ulteriore sortita dopo le telefonate del giorno prima. Non si comprende perché Mattarella sente il bisogno irrefrenabile di guidare il governo correggendo ciò che non gli piace dell'esecutivo. Ovviamente mi riferisco alla famosa telefonata con Macron, suo omologo francese, conversazione che da quanto risulta non è stata concordata con il Presidente del Consiglio, anche se la politica estera non è di competenza del Quirinale, ma di chi siede a Palazzo Chigi. È stato lo stesso inquilino del Colle a ricordarlo, precisando che la materia è questione del governo. Perciò, a maggior ragione, ci si chiede perché abbia sentito l'esigenza di alzare la cornetta e chiamare l'Eliseo. Rapporti di buon vicinato, dovuti anche a un trattato che è stato sottoscritto proprio sotto il suo sguardo beneaugurante. La sola idea fa sorridere perché nel comunicato emesso dopo il colloquio si parla della grande importanza della relazione tra i due paesi e di una condivisione della necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore. Chiaro il concetto? Mattarella ha telefonato per correggere Meloni, assicurando piena condivisione della necessità che Francia e Italia collaborino. Se non c'è una sconfessione della linea seguita dal governo sul tema dei migranti, è perché nei comunicati ufficiali i panni sporchi non si lavano in pubblico e si preferisce lasciare intendere piuttosto che dire. E però che il senso sia quello è piuttosto evidente. E quindi attenzione perché qui Pietro, oltre a esprimere il suo giudizio, dà anche una notizia che rovescia ciò che alcuni retroscena, forse ispirati dal Quirinale, dicevano ieri. Ieri alcuni giornali dicevano: no, Mattarella ha informato Giorgia Meloni della telefonata con Macron. Belpietro dice: non era preventivamente concordata, quindi l'informazione sarà stata, nella ricostruzione di Belpietro, successiva a telefonata avvenuta, a fatto compiuto, non preventiva. Conclusione di Belpietro. Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, ma c'è una responsabilità morale che consiste nella difesa degli interessi di uno Stato estero a scapito dei nostri. Dire che l'Italia si crede grande e non si è ancora resa conto di essere piccola, spacciare per integrazione ciò che è sottomissione, piegarsi a politiche che non fanno il bene del Paese, non significa rappresentare gli italiani. Compito che la Costituzione dà a Mattarella, ma tradirli. L'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo e non parla di Re Sergio I. Dunque il capo dello Stato se ne faccia una ragione: con il voto gli elettori hanno dato al governo un mandato chiaro che né lui, né Macron, né nessun altro possono cambiare. Così Maurizio Belpietro.
Oh, peraltro, alleggerendo per un momento una rassegna che è piena di cose gravi a cui verremo, vorrei fare un'osservazione. Ieri nel discorso, stavo usando un'espressione non sufficientemente rispettosa, diciamo, nel discorso, nel lungo discorso tenuto da Mattarella in questa sede universitaria, oltre ai passaggi criticati da Belpietro, c'erano en passant delle affermazioni francamente surreali. A un certo punto Mattarella, parlando delle migrazioni, dice: migrazioni largamente determinate dal mutamento climatico. Quindi il Presidente della Repubblica afferma così, con grande scioltezza, che le migrazioni derivano dai cambiamenti climatici. Quindi si dà per assodato che i cambiamenti climatici siano così devastanti, così larghi, così incontrovertibili da determinare i barconi. Ora, voi immaginate quante persone partecipano alla stesura, alla revisione degli speech presidenziali, prima ovviamente del titolare stesso, che poi naturalmente diciamo, alla prima e l'ultima parola. E secondo voi a tutta quella comitiva, a tutto il Palazzo del Quirinale che ha contribuito a stendere, rivedere, quindi a nessuno è venuto il dubbio che diciamo, quel passaggio fosse antiscientifico, discutibile, ideologico, religioso? Ma tranquillamente. Va bene, ancora segnalazioni dalla verità. Claudio Antonelli sulla condizione dei gruppi economici di Warren Buffett e di Zuckerberg, Facebook, Meta. Stefano Graziosi su come Stati Uniti ed Europa debbano e in qualche misura vogliano costruire o irrobustire un piano alternativo alla Via della Seta cinese, quindi un maxi piano infrastrutturale che crei ricchezza anche in una serie di altri paesi che altrimenti sarebbero esposti, diciamo, all'offensiva commerciale cinese. Camilla Conti su quello che è successo al G20, in particolare rispetto all'agenda di Meloni, l'agenda di ieri e l'agenda di oggi, dice Conti, crollano le bugie sulla Meloni isolata al G20, incontri con Biden ed Erdogan. E poi l'abbiamo lasciato per ultimo perché a questo dedicheremo tutta la rassegna stampa, è di tutta evidenza la cosa principale, parte in prima e poi gira all'interno il pezzo di Stefano Piazza sui missili russi sulla Polonia e a mio avviso il pezzo di Piazza è ammirevole perché dà in uno spazio ragionevole tutte le informazioni possibili, tutti gli scenari, lasciando aperta diciamo, lo spettro delle conseguenze e sottolineando l'estrema gravità e delicatezza della situazione. Andiamo a vedere come pone le cose il Corriere della Sera. Giuseppe Sarcina ci racconta le cose polacche, diciamo, attraverso le lenti indonesiane, cioè co come la cosa è stata recepita al G20. È notte fonda a Bali quando da Washington arriva una chiamata urgente in codice rosso per lo staff della Casa Bianca. È caduto un missile in Polonia, ci sono due morti. Non ci sono però altri elementi certi. Dal Dipartimento di Stato si fa vivo uno dei portavoce rimasti nella capitale americana. Virgolette, stiamo prendendo molto sul serio la notizia, cercando di raccogliere tutte le informazioni possibili. Intanto a Bali tutti giù dal letto, a cominciare dal consigliere per la sicurezza Sullivan e dal segretario di Stato Blinken. Si procede con un'istruttoria sommaria prima di informare il presidente che aveva saltato la cena di gala per stanchezza. Ci sono ancora troppe cose da chiarire, troppe versioni. Si va da Zelensky che addossa la responsabilità ai russi e invoca un intervento immediato, ma circola anche l'ipotesi che siano caduti i residui di un missile della contraerea ucraina su un impianto per la lavorazione del mais, da qui l'esplosione. Il tempo del sonno si spezza e resta come sospeso, il giro di telefonate è frenetico, Bali, Washington, Varsavia, Bruxelles, dove si allerta il comando NATO. La Polonia fa parte dell'Alleanza Atlantica, ci sono gli estremi per invocare l'articolo 5 del trattato, scenario da guerra totale, tutti i soci si mobilitano in aiuto in caso di attacco a un paese. Sullivan chiama la sua controparte a Varsavia, il consigliere Siviera, e raccomanda prudenza, cerchiamo di capire, nessuna fuga in avanti. Blinken trasmette lo stesso messaggio al Dipartimento di Stato. È probabile che i generali del Pentagono abbiano provato a contattare le controparti a Mosca. Nelle ultime settimane gli uffici
ufficiali americani si sono preoccupati di mantenere aperti i canali di comunicazione da usare proprio in caso di grave emergenza. Alle 5:21 di mattina, ecco il comunicato della Casa Bianca firmato da Adrienne Watson, una delle portaparola del Consiglio di Sicurezza Nazionale, virgolette. Abbiamo visto le notizie dalla Polonia, ma non siamo ancora in grado di confermare nulla. Stabiliremo che cosa è successo e poi decideremo quale sarà la risposta adeguata. Poche ore prima, lo stesso Sullivan, eccetera, eccetera. E naturalmente, per evidenti ragioni di orario, Sarcina non è in grado di darvi l'ultima notizia, quella che vi abbiamo dato noi di un paio d'ore fa, della NATO che dice abbiamo tracciato il missile. Quindi, realisticamente, nelle prossime ore capiremo. Noi continuiamo a raccomandare prudenza, perché ognuna delle ipotesi che vi abbiamo fatto in esordio, deliberato attacco russo, provocazione da parte degli hardliner russi che scavalcano, per così dire, Putin a destra, errore, o invece effetto della contraerea ucraina, tutte queste ipotesi vanno valutate. Noi non comprendiamo come, non essendo ancora chiara la questione alle 6 di mattina, alcuni leader, diciamo, italiani, abbiano preso il telefono in mano alle 8 di sera già e twittassero garruli, ma non divaghiamo. Ancora sul Corriere della Sera, Paolo Valentino dà conto della cautela NATO, il rischio che il conflitto si allarghi, e conclude Valentino in un pezzo che è a metà tra analisi e commento: prima di avere prove certe, farà bene la NATO a muoversi con cautela. In realtà, secondo gli esperti, nel caso non vi sia certezza che un attacco sia stato deliberato, frutto d'errore, esiste un'altra procedura, quella dell'articolo 4, in base al quale un paese che si senta minacciato chiede immediate consultazioni nel quadro del Consiglio Atlantico. Anche Varsavia sta mostrando la necessaria prudenza e il portavoce del governo ha messo in guardia dal diffondere informazioni non provate. E diciamo, questa sospensione in attesa di capire le cose vi viene raccontata un po' da tutti. Su Repubblica, Claudio Tito, la NATO in stato di allerta. Vertice convocato, accertare tutti i fatti. Peraltro, tutto questo si situa nella situazione che vi descrivevamo ieri, e cioè, per un verso, di comprensibile entusiasmo ucraino per la riconquista in corso di una serie di territori. Per altro verso, alcune pressioni affinché, diciamo, si apra la strada verso un cessate il fuoco. Per altro verso ancora il desiderio, anche questo assai comprensibile, ucraino, di riprendersi fino all'ultimo centimetro. Ma come? Stiamo subendo i bombardamenti più gravi in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, abbiamo città in blackout, donne violentate, prigionieri torturati, deliberati attacchi contro scuole, parchi giochi, centri commerciali, condomini. Abbiamo il diritto di combattere per riprendere tutto il possibile, però la pressione americana per incamminarsi, se non verso una tregua, almeno verso un cessate il fuoco, c'è. E ieri, ve lo racconta Tino Oldani su Italia Oggi, non abbiamo tempo di leggerlo, ma è una documentazione utile. Ieri lo stesso Zelensky, pur con durezza, ha messo in fila 10 punti, 10 condizioni. Naturalmente i russi considerano irricevibili perché troppo gravi, ma comunque questa è la base di partenza negoziale ucraina. I 10 punti di Zelensky li trovate su Italia Oggi. Andiamo a vedere i commenti. Qualcuno scritto prima, è il caso del Foglio, realisticamente, qualcuno scritto dopo gli eventi, ne segnaliamo 4 più 1. Giuliano Ferrara vede disgregarsi il potere di comando di Putin, che definisce autocrate in disgrazia. Il fatto che si rendano pubbliche prese di posizione selvagge e che oggi avvenga quello che non era mai avvenuto quando gli eurasiatici o i wagneriani fiancheggiavano la altrettanto selvaggia guerra siriana di Putin, dice che il cuore dello Stato e del potere russo è periclitante, se non già spento. La NATO, con le sue catene informative e le sue armi di precisione, potrebbe mettere la parola fine all'invasione in poco tempo, sostenendo più a fondo l'esercito ucraino, mentre centellina gli sforzi bellici per non affacciarsi su un vuoto di potere che sa di ignoto e temibile dal punto di vista dell'equilibrio generale.
Insomma, ci sono voci lucide e informate che danno per finita l'avventura cominciata a febbraio e quando un'avventura finisce non si sa come va a finire così Ferrara. Andiamo a vedere Taino sul Corriere della Sera, eccolo qua, andiamo a prendere il passaggio più significativo. Eccoci qua. Un'escalation o un incidente possono prendere una direzione drammatica, ma possono anche portare, non subito, ma nel medio periodo, alla ricerca di una de-escalation. Nel 15, ad esempio, la Turchia abbatté un aereo russo, ma dopo un po' di tempo, anche in conseguenza dell'incidente, i rapporti tra Mosca e Ankara alla fine migliorarono. Oggi è molto meno facile. Con una guerra in corso è una situazione complessa da gestire per la NATO e per l'UE. Alcuni paesi hanno già attaccato direttamente Mosca per l'accaduto ed espresso solidarietà alla Polonia. È essenziale che il fronte europeo, finora unito nel sostegno a Kiev, non mostri incrinature in questo passaggio. Questo è da sempre uno dei maggiori obiettivi di Putin: rompere l'unità degli occidentali anche ora che è alle corde. Così Danilo Taino sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere Stefanini sulla Stampa. Eccolo qua, Mosca gioca con il fuoco, ma il conflitto rischia di bruciare il mondo. Chi scherza col fuoco si brucia, nel caso della Russia, che si sta bruciando da 9 mesi, rischia di bruciare anche il resto del mondo. Ieri il suolo polacco è stato colpito da razzi o resti di razzi russi. Non è il preludio a una guerra tra la Russia e la NATO, lo sarebbe se fosse un attacco deliberato alla Polonia. Non lo sembra, non è certo colpendo alla cieca un'area agricola che si dà inizio a un conflitto, ma bene ha fatto il Pentagono a ricordare che ogni centimetro di territorio NATO va difeso, buon intenditore. Escluso che Mosca abbia inteso dare inizio a un conflitto militare con la Polonia, ergo con l'intera Alleanza Atlantica, non era mai successo dall'inizio della guerra che fosse colpito con vittime civili territorio non ucraino, per di più NATO. Ci sono tre possibili spiegazioni: un avvertimento, un errore di navigazione, un danno collaterale causato dai detriti di uno o più razzi russi abbattuti dalle difese antimissilistiche ucraine. Nessuna è tranquillizzante, anche se l'ultima, a caldo la più accreditata anche sulla scorta delle reazioni polacche, sarebbe la meno destabilizzante. Invece, un avvertimento tipo i missili nordcoreani che finiscono al largo del Giappone sarebbe irresponsabile. Purtroppo la Russia non è al di sopra di queste bravate. Quindi Stefanini dice che è più probabile l'ipotesi, tra virgolette, più rassicurante, però non va del tutto esclusa quella più inquietante. Andiamo a vedere come la mette Di Feo su Repubblica. Adesso i vertici della NATO sono davanti a una prova inedita, mai vissuta neppure nei momenti più cupi della Guerra Fredda, quando ogni confronto era regolato da geometrie di potere e gerarchie di comando. L'attacco di ieri contro uno Stato membro dell'alleanza non sembra far parte di un disegno strategico, ma pare frutto dello sgretolamento del sistema bellico putiniano, che come una macchina impazzita scaglia missili in qualsiasi direzione. E come più volte il Cremlino ha ricordato, ha a portata di mano un arsenale sterminato di testate nucleari. Abbiamo davanti ore drammatiche in cui verranno alla luce le tensioni e le divisioni accumulate all'interno della NATO dall'inizio dell'invasione. La Polonia è leader di quei paesi che hanno vissuto sulla loro pelle la ferocia dell'occupazione sovietica e per questo sono disposti a sostenere a oltranza la volontà di lotta ucraina. Subito Varsavia ha avuto la solidarietà delle capitali baltiche. Sono le nazioni che sin da febbraio chiedono la protezione diretta del patto atlantico. Più cauto il governo britannico, che vuole indagare le notizie a stretto contatto degli alleati, mai come ora è importante accertare i fatti per valutare la risposta, perché in una situazione incandescente qualsiasi mossa azzardata può innescare una reazione a catena. Quindi vedete che, diciamo, al di là delle diverse testate, prevale, a me pare opportunamente, un senso di cautela. Prima accertiamo e poi valutiamo. E peraltro, se sarà confermato quello che la NATO diceva, cioè l'avvenuto tracciamento del missile e del suo percorso, realisticamente capiremo. Vi segnalo però, non ho tempo di leggerlo, ma ve lo raccomando caldamente perché fa un passo in più, il commento online su Atlantico Quotidiano del direttore di quella testata, Federico Punzi, che a sua volta con cautela ripercorre le diverse ipotesi.
Dice però, da atlantista convinto, stia attenta la NATO a, diciamo, a non cadere nella ipotesi dell'attenuazione, dell'offuscamento, perché del non abbiamo visto, del non abbiamo capito, perché questo renderebbe assai meno forte la capacità di deterrenza NATO in futuro. E in ogni caso, dice Punzi, questo dovrebbe consigliare il tema troppo a lungo rimosso della no-fly zone. Siamo arrivati vicini alla conclusione della rassegna stampa. Allora, vi abbiamo dato conto di tutta questa vicenda e dei commenti, della questione Mattarella, della questione Gemmato, dell'agenda della Meloni al G20. Abbiamo due segnalazioni finali. Va bene, allora, io ho dovuto rileggere più volte l'articolo di Claudia De Lillo nella pagina dei commenti di Repubblica che fa la morale alla Meloni, poi la conclusione è diciamo, è meno pesante, però insomma tutto lo svolgimento è col dito puntato per avere la Meloni portato con sé sua figlia al G20. Perché quindi in quei quasi 4 giorni che richiedono ogni energia mentale, fisica e emotiva di un capo di Stato, Meloni ha scelto di prendere su di sé il carico di una figlia al seguito? Non per passare con lei del tempo di qualità che difficilmente è contemplato dal protocollo, non per mancanza di alternative familiari o professionali deputate al temporaneo accudimento. E allora perché? Probabilmente lei, che ricordiamo donna, madre e cristiana, ritiene che la vicinanza alla figlia sia prioritaria perché la presenza materna è un valore non negoziabile anche quando lo Stato richiede alla propria leader 48 ore di coinvolgimento e attenzione assoluti. Ma è vera presenza materna quella condivisa con Modi e Biden o strappata a un bilaterale con Erdogan? Meloni forse è convinta di riuscire a fare tutto come lo siamo noi, madri prede del rovinoso delirio di onnipotenza, cresciute nel mito supereroico del multitasking, trappola nefasta che glorificandoci ci soffoca? Chissà se anche lei laggiù in Indonesia è divorata dal senso di colpa di chi si sente sempre al posto sbagliato. Chissà se quando parla con Trudeau vorrebbe essere a spasso con Ginevra. Anni fa avremmo plaudito a una donna che tiene tutti i pezzi insieme e ostenta la propria maternità mentre governa. Oggi abbiamo imparato che la conciliazione per consentire alle donne di volare va declinata altrimenti. C'è un tempo del lavoro e c'è un tempo dell'accudimento. Talvolta, per esempio, in un G20 sono difficilmente sovrapponibili. Così, tra l'altro, la deriva. Io dico, ma fatevi gli affari vostri, ma la Meloni farà quello che farà, si assumerà le sue responsabilità da donna, da madre, da presidente del Consiglio, senza che ci sia qualche maestrina che le spieghi come si fa la mamma e come si accudisce una bambina. No, veramente ci sono delle cose. Voglio dire, se uno milita legittimamente e orgogliosamente in un campo avverso a quello della Meloni, c'ha 50.000 motivi per criticarla, ma fatevi i cazzi vostri per quello che riguarda invece la bambina. Ma non è andata così. Vedrete che la storia proseguirà. Oh, e poi c'è Saviano. Allora, Saviano, allora, la prima udienza, poi c'è stato il rinvio, come accade in questi casi. Ci sono anche voci secondo le quali, diciamo, magnanimamente la Meloni potrebbe ritirare la querela, cosa che però non è ancora avvenuta. Ricordiamo, che Saviano veste questa cosa come una battaglia per il free speech. E figurarsi, noi siamo super tifosi del free speech, però un conto è il free speech, un conto è dare del bastardo a qualcuno così gratuitamente. Però i giornali italiani sono come un solo uomo compatti dietro Saviano. Un paginone gli aveva dato il Corriere della Sera l'altro giorno, un paginone gli dà oggi La Stampa, parte in prima e poi gira all'interno e Saviano fa sapere che la sua è una critica radicale, non potevo più tacere, grido contro il potere che processa la libertà e andiamo a vedere l'ultimo passaggio della perorazio. La mia non è una risposta emotiva, vuole essere un'invettiva, un urlo, un gesto di ingaggio che dinanzi a quella madre che aveva perso il suo bambino voleva smuovere. Non è un'opinione politica lasciare annegare le persone, non è un'opinione politica screditare ambulanze di soccorso, è infamia e soprattutto è disumano. Ecco, di fronte a quel video e quelle urla ho avvertito il bisogno di sentirmi umano.
Chi la pensa diversamente, se Saviano è umano, diterò, voi siete disumani. Va bene, così tra l'altro Saviano, che aveva tutto sto carro di tespi, di scrittori, artisti, intellettuali veri o wannabe, che si sono radunati e lo hanno accompagnato: Sandro Veronesi, Michela Murgia, Chiara Valerio, La Gioia, quello del Salone del Libro, e questi si esprimono sulla stampa. Non basta Saviano, in omaggio ci avete pure Elena Stancanelli, Noi scrittori con Roberto, mentre su Repubblica, che non vuole rimanere indietro in questa gara, chi c'è? Chi c'è? C'è Chiara Valerio. Questo processo non sa più da fare. L'Italia è una repubblica democratica. In democrazia la critica non è solo una possibilità, ma è una caratteristica costitutiva. La possibilità di dissentire misura la salute di una democrazia. La nostra democrazia è rappresentativa e ciò significa che le persone che ricoprono cariche istituzionali non parlano e non agiscono più solo per sé, ma in nome della fiducia dei cittadini che li hanno votati, anche in nome della fiducia di chi non li ha votati. Lo Stato, come insieme di cittadine e cittadini, non può schierarsi contro un singolo perché la situazione sarebbe simile a quella di un gruppo che accerchia un singolo. E se anche non compie azione alcuna, potrebbe farlo e dunque spaventare, intimorire, intimidire, inibire. Ciò che chiamiamo e sanzioniamo come bullismo negli esseri umani e nella società civile non può essere tollerato nelle istituzioni. Quindi, insomma, ricapitoliamo. Saviano dà della bastarda a Meloni, però è Meloni che fa bullismo contro Saviano. Questa, diciamo, la consecutio logica un po' particolare di Chiara Valerio. Poi dice: come mai gli intellettuali sono leggermente sconnessi? Voi provate a immaginare se una personalità di un giornale di destra, un giornalista della Verità, di Libero, eccetera, rivolgendosi a Enrico Letta o gli avesse detto bastardo, secondo voi avrebbe qualcuno scritto un articolo per dire che c'era bullismo da parte di Letta nei confronti dell'autore dell'insulto? Ne dubitiamo. Va bene, finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Questa sera alle 19, conversazione con Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Noi ci risentiamo domani mattina alle 7. Da qui ad allora, buona giornata. Non dimenticate, se volete, di passare in edicola a prendere la Verità e anche il nuovo numero di Panorama, copertina sulle ONG, i nuovi pirati. Buona giornata a tutti.